Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di politica, un'ampia prima pagina di politica perché questa mattina all'Aquila si è tenuta la verifica di maggioranza richiesta a gran voce dalla Lega che la scorsa settimana aveva minacciato di non far partecipare i propri assessori alle riunioni di giunta, richiesta che è stata accettata subito dal presidente della regione Marsiglio che questa mattina ha incontrato proprio gli esponenti della Lega ma tutti la maggioranza di governo regionale. E per saperne di più allora andiamo all'Aquila, in diretta per noi c'è Giuseppe Dintino. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno, sono all'Aquila dove si è conclusa da meno di un'ora la riunione della giunta regionale chiesta a gran voce dalla Lega per aprire la verifica del programma delle cose fatte in questi primi 6 mesi di governo regionale. Uno dei temi ovviamente più caldi al centro della discussione era quello delle autonomie e il presidente Marsiglio ha detto che la Lega avrà un assessorato specifico per questo tema e che se ne dovrà assumere tutte le responsabilità. Ma ascoltiamo le voci dei protagonisti nell'intervista. Dopo la conferenza stampa che abbiamo convocato è stata chiesta questa verifica di programma, abbiamo registrato una notevole disponibilità da parte del governatore Marsiglio, da parte nostra comunque non c'era nessuna intenzione di alzare qualsiasi livello di scontro, ma ritenevamo giusto comunque che questa verifica fosse importante sia per vedere un po' com'è la situazione in questo momento nel governo della regione Abruzzo, ma anche per un cambio di passo e per un cambio di metodo dove noi abbiamo chiesto da qui in avanti la massima condivisione possibile su tutte quelle che sono le scelte strategiche della regione. Dobbiamo necessariamente tradurre in concretezza una serie di impegni che avevamo assunto durante la campagna elettorale e che a distanza di 6 mesi devono necessariamente essere realizzati e attuati. Onorevole, il fatto che questa richiesta di una convergenza accada a pochissimi momenti dall'avvio della crisi del governo è un caso? Questa coincidenza? Assolutamente un caso, l'attività legislativa della regione Abruzzo è evidentemente concentrata esclusivamente sulla regione Abruzzo. È stata una riunione molto utile e costruttiva, fatta con uno spirito di reciproca collaborazione, ma non avevo dubbi che sarebbe stato, diciamo, un'occasione utile intanto per fare presto, perché abbiamo tanti dossier aperti e tante cose da fare e quindi non ho voluto, come dire, restare un solo giorno in attesa di una richiesta venuta da un partito importante come la Lega e quindi era giusto soddisfare il più presto possibile questo passaggio. E fra un mesetto circa andremo a rappresentare pubblicamente il risultato di 6 mesi di lavoro e ho chiesto quindi agli assessori e alle forze politiche di lavorare insieme per fare in modo che questa presentazione non sia soltanto così una celebrazione del buon lavoro fatto e della rivendicazione delle tante cose che abbiamo fatto in soli 6 mesi, ma anche la presentazione di un prossimo calendario di attività che noi speriamo peraltro si possa sposare con una nuova stagione politica nazionale che metterà l'Abruzzo in condizioni di avere un governo nazionale con cui collaborare pienamente, con il quale creare le sinergie giuste per portare gli investimenti e l'attenzione che l'Abruzzo merita. È chiaro che la nostra principale preoccupazione è quella di tutelare la regione Abruzzo e gli abruzzesi, quindi se ci fossero richieste di modelli di autonomia che fossero conflittuali con il sud e con le regioni più povere non potremmo mai essere d'accordo. Se invece, come dichiarano anche i promotori delle regioni del nord, sia Bonaccini per l'Emilia Romagna che Fontana e Zaia per Lombardia e Veneto, c'è il rispetto della solidarietà nazionale e del principio della perequazione, l'Abruzzo non ha nulla in contrario al fatto che le regioni che hanno maggiore capacità e maggiore forza possano organizzarsi meglio e più vicino ai territori, ma anzi magari questa sfida fossimo capaci di raccoglierla anche noi. In ogni caso la Lega ha fatto una richiesta politica, su questo è evidente che c'è una sensibilità particolare da parte della Lega ad assumersi anche la responsabilità attraverso un assessore dedicato a portare avanti questo tema, questo progetto e ad approfondire.
è ovvio che ci sono degli impegni, che alcuni sono stati assolti, altri non ancora, che lamenta anche Forza Italia, e quindi è ovvio che entro questo autunno noi riteniamo che tutto debba andare al suo posto e che gli impegni vadano assunti per venire incontro alle esigenze degli abruzzesi. È chiaro che l'autonomia potrebbe essere molto utile laddove vi sia la possibilità di ottenere certi risultati che in questo momento il Sud non è in grado di dare. Quindi è ovvio che per il Sud l'autonomia potrebbe essere addirittura non solo un'occasione persa, ma addirittura l'occasione per aggravare le condizioni economiche che il Sud già vive. Secondo lei la riunione di oggi è un riflesso della politica nazionale, ovvero di una Lega Pigliatutto, di Forza Italia e Fratelli d'Italia che rischiano di non trovare più spazio? Io mi auguro di no, certo è che la Lega, come dire, che oggi ha i numeri, un po' di esibizione muscolare tende a farla, però deve stare attenta perché da sola non vince. Come avete sentito dalle interviste, tutte quante le componenti della maggioranza hanno cercato di mostrare alla stampa di essere il più coese possibile e di quanto la crisi in regione sembra solo una lontana minaccia, mentre in realtà noi da fuori la porta, perché ovviamente non ci hanno fatto entrare, abbiamo sentito anche dei toni piuttosto accesi, in particolare il segretario regionale della Lega Giuseppe Bellachioma che urlava: voglio due assessori, voglio due assessori. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Giuseppe Dintino in collegamento diretto con L'Aquila. Lasciamo almeno per il momento la pagina politica, parliamo di eventi perché non si terrà a Pescara il Jovanotti Beach Party, lo hanno comunicato questa mattina il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci e l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese. Alla base della decisione, difficoltà logistiche riscontrate nel sopralluogo effettuato ieri dagli organizzatori. Vediamo il servizio. È arrivato un inaspettato e definitivo no questa mattina sulla fattibilità del Jova Beach Party a Pescara. Proprio mentre il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci e l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese erano al lavoro in queste ore per attuare tutte le verifiche del caso, il manager di Jovanotti Maurizio Salvadori ha fatto sapere che seppur la zona spiaggia della Madonnina può risultare idonea, esistono criticità logistiche non superabili che, unitamente alla vicinanza dell'area protetta del Fratino, portano purtroppo ad escludere di poter far svolgere l'evento in quella zona. Dispiaciuti per l'occasione che Pescara perde, ma fermi sull'idea che l'evento debba comunque svolgersi in Abruzzo, Masci e Cremonese hanno dichiarato: abbiamo lavorato con entusiasmo ed impegno affinché la tanto attesa manifestazione potesse svolgersi nella nostra città, ma preso atto delle difficoltà che in un sopralluogo di ieri gli organizzatori hanno riscontrato e reputate insormontabili, facciamo presente che Pescara resta disponibile. Auguriamo che il Jova Beach Park, hanno aggiunto il primo cittadino e l'assessore ai grandi eventi e al turismo, trovi ancora spazio nella nostra regione. Tifiamo per una città della nostra zona, ad esempio, che si concretizzi a Montesilvano, sottolineano, contigua località balneare che potrebbe offrire aree più adeguate. Se così fosse, l'evento rappresenterebbe un primo emblematico passaggio della grande Pescara. Noi metteremo a disposizione, concludono sindaco ed assessore, tutte le nostre potenzialità per poter organizzare insieme una appropriata gestione del territorio. Solo l'amore! E torniamo alla politica, ci spostiamo però a Chieti perché questa mattina appena iniziato e poi subito saltato per la mancanza del numero legale, ed in particolare dei consiglieri di Forza Italia, il delicato consiglio comunale che era stato convocato per l'approvazione del consuntivo di bilancio se ne riparlerà domani, sarà davvero l'ultimo tentativo. E andiamo ad ascoltare le parole del primo cittadino Umberto Di Primio. Saltata la seduta di oggi, praticamente ci sono a disposizione 24 ore e poi domani si metterà la parola fine a questa storia, si andrà avanti oppure no? Sì, dico anche per fortuna e finalmente si metterà la parola fine a questa vicenda che da troppo tempo sta ingessando l'amministrazione comunale, sta procurando un danno di fatto alla città perché siamo impegnati in diatribe, in schermaglie che nulla hanno a che fare con le tante cose che abbiamo pure da realizzare e con i tanti progetti che abbiamo da portare avanti. Domani c'è il consuntivo, abbiamo in questo momento 13 voti a disposizione che sono quelli della maggioranza. Se Forza Italia e il Presidente del Consiglio non
decideranno di entrare in aula, ovviamente questi voti potrebbero non essere sufficienti, perché la minoranza comunque conta su 13 consiglieri comunali. Quindi noi domani cercheremo in ogni modo di approvare il consuntivo. Se altri hanno deciso di non approvarlo, ma ci dovranno anche spiegare il perché, non tanto a noi ma ai cittadini chieti, facciano pure, ma non posso certamente né barattare la dignità mia né quella degli altri per stare dietro a delle rivendicazioni che nulla hanno di politico, ma soprattutto non hanno nulla di amministrativo. E per un commento invece a livello politico generale, che cosa può dire per il centrodestra che così si sta sfasciando a Chieti? Ma io credo che chi oggi sta facendo quello che sta facendo a Chieti, cioè Forza Italia in particolare, sta non minando, sta distruggendo il centrodestra, perché nessuno pensi che se oggi questa amministrazione dovesse cadere, quella parte, che non è poca, perché 5 consiglieri sono maggioranza relativa, ma tutto il resto del Consiglio Comunale è fatto da persone che hanno migliaia di voti rispetto a quei 5, l'abbiamo già dimostrato, e quindi credo che poi nessuno possa aspettarsi che il centrodestra vada unito dopo che qualcuno ha fatto cadere il centrodestra. Direi Teramo docet, ma evidentemente di gatti, i gatti non stanno soltanto a Teramo, ma anche qui evidentemente ce ne sono di specie particolarmente aggressive. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo ora di cronaca perché è ricoverato nel riparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, ma non in prognosi riservata, il 47enne che ieri pomeriggio era volato giù dalla rampa della strada statale 17, circonvallazione che collega Francavilla a Montesilvano, era precipitato giù dal cavalcavia dopo un incidente con la moto. L'uomo si trova ricoverato in gravi condizioni, mentre il conducente del mezzo è stato giudicato guaribile. In 10 giorni, per quanto riguarda l'incidente, stanno indagando gli agenti della sezione di polizia stradale di Pescara. Andiamo avanti, ci spostiamo a Silvi, inaugurato questa mattina il pontile galleggiante con annesso alloggio in uso all'ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Silvi. Per l'occasione c'è stato anche il rilascio in acqua di una tartaruga di mare curata dal dottor Olivieri, responsabile del Centro Studi Cetacei di Pescara. Andiamo a vedere i particolari nel servizio di Stefano Recanati. Ci siamo sensibili all'ambiente, quindi oggi ci occupiamo di valori importanti, perché non è solo l'ambiente quello che è importante, ma anche la vita umana. Salvaguardia dell'ambiente marino e sicurezza, due capisaldi di chi ama e vive il mare. Per questo il circolo nautico Il Libeccio di Francavilla al Mare ha deciso di coniugare il progetto Plastic Free, campagna internazionale di sensibilizzazione sull'abbandono dei rifiuti plastici sulle spiagge, e un'esercitazione di salvamento coordinata dalla Capitaneria di Porto e curata da Croce Rossa e Associazione dei Volontari Sea Rescue Dog, con le loro unità cinofile. Ci fa piacere farci portavoce di questa manifestazione, che è internazionale, perché riteniamo che la salvaguardia dell'ambiente sia un elemento importantissimo per noi oggi e per i nostri figli anche domani. Oggi vediamo le spiagge che sono imbrattate di rifiuti, soprattutto questa plastica. Stiamo facendo un po' di sensibilizzazione sia per la raccolta sia per l'utilizzo di un materiale biodegradabile al posto della classica plastica. Sappiamo che circa 300 milioni di tonnellate di plastica oggi vengono abbandonate purtroppo sui fondali marini, con conseguenze a dir poco catastrofiche. Quindi una bella giornata di sensibilizzazione, di raccolta plastica, per lanciare quel messaggio fondamentale che è quello di non abbandonare rifiuti di plastica. A questo punto l'imbarcazione ha mancato incendio a bordo. In tanti hanno assistito all'esercitazione nella zona sud di Francavilla, un natante che va a fuoco, il Mayday lanciato dai 3 occupanti che si gettano poi in mare non riuscendo a domare le fiamme, l'arrivo dell'ambulanza marina, i cani da salvataggio in azione e il soccorso arriva da parte dei sanitari del 118, anche con l'ausilio di un defibrillatore. Questo è il nostro 10° anno che facciamo servizio in queste spiagge e cerchiamo con la nostra presenza di rendere queste spiagge più sicure, perché siamo convinti che questo è un mare dove la gente deve venire a divertirsi in maniera sicura, essendo conscia dei pericoli del mare. Tant'è vero che noi l'estate pattugliamo le spiagge e aiutiamo il servizio di sicurezza in mare. L'inverno andiamo nelle scuole elementari e negli asili e parliamo dei pericoli del mare. Oggi il soccorso deve essere un soccorso qualificato,
non si può lasciare spazio all'improvvisazione, quindi la formazione e l'addestramento anche attraverso le simulazioni è estremamente importante. Un'attività come questa ne è la dimostrazione. Come avete visto, questo era il servizio, sempre parlando di mare, di ambiente e salvamento, di una esercitazione che si è svolta a Francavilla. Ora andiamo a vedere invece il servizio che riguarda Silvi, perché questa mattina è stato inaugurato il pontile galleggiante con annesso alloggio in uso all'ufficio locale marittimo della Guardia Costiera. Come dicevamo, per l'occasione c'è stato anche il rilascio in mare di una tartaruga da parte del responsabile del centro studi Cetacei di Pescara. Vediamo. Taglio del nastro questa mattina a Silvi Marina nello spazio antistante la Guardia Costiera del pontile galleggiante, finanziato per una cifra di 45.000 euro dal progetto Flag Costa Blu, messi a disposizione della comunità europea per i lavori a sostegno della piccola pesca. La mattinata, per la gioia dei più piccoli, è stata impreziosita dalla liberazione di una tartaruga marina da parte del Centro Studi Cetacei di Pescara. È una bella iniziativa targata comune di Silvi, che si propone appunto in una zona come questa, dove non ci sono di fatto degli approdi, di poter dar più sicurezza al litorale, quindi dar possibilità alla piccola pesca e anche ai diportisti di poter approdare in sicurezza. Sicuramente siamo molto orgogliosi come Flag Costa Blu di aver potuto finanziare questo intervento, questo pontile mobile per il comune di Silvi, un intervento che andrà sicuramente a sostegno della piccola pesca del nostro territorio, ed è questa la mission appunto del Flag Costa Blu, cioè favorire lo sviluppo delle zone di pesca, ma potrà essere utilizzata anche come attrazione turistica, nonché come punto di appoggio per eventuali diportisti. Chiaramente nella giornata di oggi approfittiamo anche di questa piacevole commissione di eventi con la liberazione della tartaruga Freedom, e quindi un momento anche di convivialità e di unione con i più piccoli. Siamo, tutta l'amministrazione, soddisfatti del risultato ottenuto, ma non ci fermiamo qui, perché il nostro intento è quello di prolungarla fino ad arrivare alle barriere soffolte che verranno realizzate a breve, per realizzare una darsena sicura sia per i diportisti che per la piccola pesca. Oggi è una bellissima giornata, innanzitutto per l'inaugurazione di questo pontile mobile galleggiante, a cui ringrazio la Flag Costa Blu proprio per l'iniziativa del bando che ha messo a disposizione, a cui le risorse siamo riusciti ad attrarre. Una bellissima giornata perché sarà il primo pontile galleggiante della costa della zona, e sicuramente una realtà importante grazie alla Guardia Costiera. È in fase sperimentale, questo è il primo pontile, si spera che in futuro ne possano nascere altri, proprio perché Silvi ha una connotazione ormai turistica da decenni. Vorremmo rilanciare questa attività e questo è solo un piccolo passo per il futuro. Andiamo ancora avanti, commozione e devozione in occasione della festa dedicata al Cristo degli Abissi, la statua in bronzo che protegge pescatori e naviganti, ritrovata dopo un misterioso trafugamento. L'associazione Scoglio del Gabbiano, infaticabile promotrice dell'evento. Vediamo. Allevò il Cristo degli Abissi, una comunità a forte vocazione marinaresca nel pieno della costa dei Trabocchi, che si è riappropriata del proprio simbolo festeggiandolo degnamente. Cristo ritrovato, opera dello scultore Vito Pancella, schiodato l'estate scorsa dalla piattaforma in cemento a 6 metri di profondità davanti al porticciolo, ritrovato successivamente nelle acque di San Vito dal sub Luigi Morgione, tra la gioia di un intero mondo che vive di ancestrali, protezione, devozione senza mezze misure. La festa in suo onore, promossa come sempre dall'infaticabile associazione Lo Scoglio del Gabbiano, è stata vissuta dunque quest'anno con particolare commozione, celebrazioni, processioni e poi la suggestiva fiaccolata notturna. Tutti hanno lavorato per la riuscita dell'evento, nessuno si è tirato indietro dal doveroso omaggio appunto al Cristo ritrovato. Marcello Verì, il presidente del comitato festa, Piero Verì, il presidente dello Scoglio del Gabbiano, tutti custodi insieme all'orsa minore di una statua in bronzo che protegge e sorregge le anime. Un anno insomma da ricordare per tutta Vallevò, per tutto il mondo dei pescatori, dei naviganti, dei marinai, di chi ama il mare.
Certo, all'inizio si disse che la statua fu ritrovata in quanto le correnti marine l'avevano portata lì a San Vito. Certamente noi, un po' esperti del mare, come pescatori, abbiamo subito detto che la cosa era umanamente impossibile. Ora diciamo che questo mistero affascina ancora di più e dà ancora più importanza forse al nostro santo. Per noi è importante, è una festa che vogliamo che continui ad essere portata avanti nel migliore dei modi, cercando di svilupparla sempre meglio, di organizzarci sempre meglio, soprattutto di valorizzare questa bellissima location che abbiamo, che con i due trabocchi che ci fanno da cornice, e questa bellissima scogliera, i tre sassi dove è posizionata la statua. Sicuramente diciamo che è una festa un po' particolare, una festa molto più suggestiva delle solite feste di piazza, di paese che si vedono in giro. E siamo allo sport, al calcio in particolare, perché ha preso il via la Coppa Italia, si inizia a fare davvero sul serio. Ieri Coppa Italia Team, secondo turno preliminare per il Pescara, che allo stadio Adriatico ha battuto a fatica il Mantova con il risultato di 3-2. Il gol decisivo è stato segnato al 91esimo dall'ex giocatore del Teramo Cristian Ventola. Allora andiamo a rivivere insieme le emozioni dello stadio Adriatico nel servizio. Buona almeno nel risultato la prima per i biancazzurri, che all'Adriatico superano per 3-2 il Mantova, ambiziosa formazione di Serie D, grazie alle reti di Tumminello, Di Grazia e Ventola, in una serata che ha visto luci ed ombre per la formazione adriatica, con una difesa nel complesso da rivedere. Nel terzo turno di Coppa Italia Team, domenica prossima, sfida al Castellani con l'Empoli dell'ex Leonardo Mancuso. Zauri all'esordio da allenatore davanti ai propri tifosi, schiera il Pescara con il 4-3-3, con Fiorillo in porta, Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso in difesa, Memusciai, Palmiero e Buselato a centrocampo, con Galano, Tuminello e Brunoni in attacco. Il Mantova risponde con lo stesso modulo. In una serata calda e umida dirige Rapuano di Rimini di fronte ad oltre 4.000 spettatori. Parte adagio il Delfino, che però al 13° trova il vantaggio in un'azione confusa in area ospite. Un difensore del Mantova commette fallo su Tuminello. Rapuano indica il dischetto senza esitazioni, con lo stesso attaccante biancazzurro che dagli 11 metri spiazza l'estremo virgiliano per l'1-0 del Pescara. Si mette bene la gara per la formazione del presidente Sebastiani, che nella canicola di metà agosto cerca di non forzare su un campo, tra l'altro, come mostrano le immagini, in precarie condizioni. Al 22esimo si infortuna l'ex teramano Giorgi nel Mantova, sostituito da Diglio. In campo il Pescara controlla agevolmente, alla mezz'ora arriva ad un passo dal raddoppio con il perfetto cross di Del Grosso per la testa di Tuminello, che mette il pallone di un soffio alto. Prova la formazione lombarda a proporsi in avanti, ma per Fiorillo c'è solo l'ordinaria amministrazione. Al 39esimo doppia fiammata pescarese, con prima la parata di Adorni su colpo di testa di Galano e poi la ribattuta di Aldrovandi su tiro a botta sicura di Tumminello a due passi dalla porta mantovana. Al 44esimo Memusciai, alle prese con qualche problema fisico, abbandona il campo e al suo posto entra l'altro ex teramano Cristian Ventola. Dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi sul risultato di Pescara 1 Mantova 0. Nella ripresa pronti via e al quinto Guccione fa tutto bene, una volta arrivato davanti a Fiorillo non sbaglia per il pareggio ospite. Tutto da rifare per la formazione di Luciano Zauri, che cerca subito di riportarsi in vantaggio, ma al decimo il missile di Palmiero sfiora il palo della porta di Adorni. La squadra di Brando, rinvigorita dal pareggio, prova ancora ad attaccare, ma rischia al 16esimo quando Tumminello in area ospite mette alto da buona posizione. Il caldo mette a dura prova invece la resistenza dei 22 in campo, che però giocano nonostante tutto a buon ritmo. Al 18esimo buona azione sulla sinistra di Tuminello, che crossa centro area dove Galano riesce solo a sfiorare la sfera. Cresce la pressione del Pescara, che al 21esimo, ancora con l'ex foggiano, arriva ad un passo dal 2-1. Attacca e crea occasioni il Delfino, che però manca sempre il colpo del KO. Al 27esimo Zauri opera il secondo cambio, mandando in campo Di Grazia per un opaco Brunori. L'ex catanese risolverà poi la partita. Biancazzurri pericolosi anche alla mezz'ora, con un tiro sbilenco di Busellato che si rivela un assist per Tuminello, che di testa mette però incredibilmente fuori. Al 31esimo ancora Pescara con Galano, che sbaglia davanti ad Adorni, bravo a respingere, ma che poi al 35esimo non può nulla sul tiro proprio di Di Grazia, che fa esplodere l'Adriatico per il nuovo vantaggio locale. Subito dopo il tecnico pescarese richiama in panchina Tuminello per il giovane Borrelli. Il finale vede poi al 40esimo la parata di Fiorillo su tiro insidioso di Guccione e al 45esimo il pari momentaneo di Tremolada. Le emozioni però non sono finite, perché a scacciare i supplementari al
46esimo ci pensa Ventola, che su perfetto cross di Di Grazia, il migliore in campo, batte il portiere Mantovano e va ad esultare sotto la tribuna per il gol del 3-2 con cui si chiude la partita. E ora scendiamo negli spogliatoi per ascoltare al 91esimo quelle che sono state le dichiarazioni del tecnico biancazzurro Luciano Zauri. C'era un avversario che ha fatto la sua onesta partita e niente, poi il calcio insomma lo conosciamo, non sempre va come vorremmo, però chiaramente non posso dire niente ai miei ragazzi, hanno messa tutta, il caldo, tutto quello che si può dire di queste situazioni, è comunque il calcio d'agosto, quindi si prendono alcune cose buone, altre meno buone, e per fortuna abbiamo portato a casa la vittoria che ci consente poi di andare a fare un'altra partita prima dell'inizio del campionato. Beh, conoscevamo l'atteggiamento del Mantova e ci siamo fatti sorprendere appunto con questa ripartenza su una situazione che appunto conoscevamo, però è chiaro che non contentirlo poi in campo comunque sia, l'avversario mette in difficoltà. E, beh, di buono c'è che si prova a giocare, si provano alcune situazioni che i ragazzi sanno fare perché hanno qualità. È chiaro che le gambe, la testa e un po' tutte le cose non sempre ti fanno fare la scelta giusta, quindi veramente alcune scelte oggi le abbiamo sbagliate, ma sono abbastanza tranquillo, insomma, delle buone cose le ho viste. Andrea è un esterno puro, lo ha fatto vedere, è chiaro che con queste caratteristiche magari un brevilinio in questo momento anche della stagione è più facile che incida sulla partita, però insomma le sue caratteristiche sono quelle che avete visto, per cui è entrato bene ed è quello che voglio dalle persone che entrano a partita in corsa. Sì, ma è il primo che ha preso un gol su una ripartenza, su una palla buttata lunga, e è chiaro, il secondo gol mi è piaciuto meno, con 2-3 rimpalli, due gol chiaramente evitabili, sia il primo che il secondo, perché il secondo al di là della stanchezza eccetera, ma una squadra come noi non può prendere un gol a 2 minuti alla fine, 3 minuti alla fine, con la leggerezza, è chiaro che come dicevo prima è tutto migliorabile, difesa compresa. Ma sì, insomma, se vuoi giocare devi partire da dietro, insomma Bettella è un giocatore che ha grandi qualità tecniche, devi migliorare chiaramente la fase di non possesso, che comunque il difensore non è un attaccante, però è chiaro, quando entra palla al piede, ha calcio, ha imbucata, quindi il giocatore è assolutamente valido, insomma migliorerà col tempo, ma ha già una buona base. Ma in questo momento fa parte del pacchetto dei attaccanti centrali, maggior ragione con Brunori messo da una parte, per cui è esattamente come gli altri, oggi anche lui la prima alternativa all'attaccante centrale, per cui gode della massima considerazione. Beh sì, affronteremo una squadra che ci metterà più sotto pressione dal punto di vista difensivo, magari ci costringerà anche a difendere magari bassi, quindi sarà un ottimo test dove faremo magari altri errori, speriamo di non commettere gli errori che abbiamo commesso oggi. Insomma, le vittorie danno sempre un po' di morale, quindi sicuramente siamo contenti. Non sono un pessimista di natura, quindi assolutamente, però è chiaro che sono delle cose da migliorare e non sono poche assolutamente. Ed è partita con il piede giusto anche l'avventura in Coppa Italia del Teramo, che ieri ha sconfitto in trasferta con il più classico dei risultati 2-0 il Fano. Andiamo a vedere il servizio di Jacopo Forcella. La prima a Fano del Teramo va come molti si aspettavano, vittoria per 2-0, adesso qualificazione al turno successivo da giocarsi tra una settimana con Gubbi al Barbetti, ma tutto sommato era ampiamente prevedibile che il Diavolo, pur privo di 9 elementi, potesse comunque ben figurare e far sua una partita contro i marchigiani, non più con la Beretti, ma comunque squadra fatta di soli fuori quota. I ritmi del match sono sempre stati molto contenuti, vuoi per il caldo, vuoi perché dopo le prime due sortite di Marco Granata, al primo vero fondo il Teramo passa, lo fa con la deviazione in testa di Cristini sulla punizione scodellata da Arrigoni al quarto d'ora. Da lì in avanti una gara con un pronostico chiuso diventa pressappoco una seduta di allenamento. Nel secondo tempo il copione non cambia, Tenino inserisce Mungo, esordio biancorosso per lui, al posto di Pinzauti. Dopo 13 minuti Minelli trova il raddoppio sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato, mettendo ancor più al sicuro un successo mai davvero in discussione. Troppo morbido e arrendevole un avversario schierato con troppi giovani e per poter contrastare una delle favorite del girone C, che tuttavia per stessa ammissione di Tenino è ancora un po' indietro nella manovra
manovra nel gioco e nell'assemblaggio dei giocatori? Al netto delle assenze, il tecnico sa che il campionato si avvicina e che il ritmo del pomeriggio fanese andrà innalzato quanto prima. Domenica la terza e ultima gara del triangolare. Il Teramo la giocherebbe in casa, ma per indisponibilità del Bonolis andrà in Umbria, a casa del Bubbio, per quelle che saranno le prove generali per la prima di campionato a Catanzaro. Sul fronte mercato invece a ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per Magnaghi, con Bombagi che rimane sullo sfondo, nel senso che per fare entrate così vanno fatte delle uscite che compensino l'equilibrio della rosa. Chi invece Tedino attende certamente un difensore, e questa potrebbe essere una settimana decisiva nell'individuazione del profilo più adatto. Con il servizio relativo alla gara di Coppa Italia di Serie C, Fano Teramo, siamo giunti al termine di questa prima edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili sulla nostra pagina YouTube on demand e sul nostro sito internet. Per quanto riguarda l'informazione, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie e buon proseguimento di giornata.